Che cosa distingue, domanda, che cosa distingue un dilettante da un professionista? Che cosa distingue un dilettante da un professionista? E voi mi dite, perché ce l'hai fatta due volte la domanda? Abbiamo capito. Ok, invece, ebbene, tac, delle volte proprio ripeterci delle cose. Quali sono queste differenze? Allora, brevemente, no? Io faccio sempre questi esempi, come dire, metafore teatrali anche, no? Sapete, sono un attore e un regista, per cui tutta la mia esperienza professionale, ma non solo, è la, come dire, la concentro per parlare di queste cose. E quindi negli anni poi ho coniato la strategia poetica, che è proprio una disciplina artistica che aiuta me stesso in primis, e poi ho visto tante persone a rivedere degli spazi interiori di sé, ok? Allora, la differenza tra il dilettante e il professionista. Voi siete, o meglio, vi ritenete dei dilettanti o dei professionisti della vita? Guardate, questa è una domanda molto stimolante, interessante, no? E io vi do una risposta che può essere provocatoria, ma chi se ne importa? Tanto chi se ne ha male è il vostro ego, ok? Quindi fottetevi, che ve ne importa? Noi siamo tutti degli esseri così permalosi, mamma mia, basta che ci tocchiamo nel punto sbagliato, nel momento sbagliato, schizziamo fuori e ne combiniamo di tutti i colori. Allora, la risposta è sì, siete dei dilettanti. Ok, quindi la domanda era, vi sentite dei dilettanti o dei professionisti della vita? E la risposta è, siete dei dilettanti. Ma voglio dire di più, se no poi ve ne avete a male. Siamo dei dilettanti, me compreso. Perché? Le ragioni sono tantissime. Partendo dalla prima, basilare, perché nessuno ci insegna, fin da bambini, da ragazzi e su, come poter diventare dei professionisti della vita. Per professionisti, non sto parlando di questo, di denaro, perché si va subito a pensare a quella cosa là. No, sto parlando di poeticità. Siete dei poeti o siete dei dilettanti poeti? O siete dei dilettanti punto e basta? O siamo dei dilettanti punto e basta o poeti eccetera? Perché il poeta è colui che vede, il dilettante è colui che guarda. Quindi attenzione, guardare la vita, criticarla, lamentarsi, eccetera, eccetera, è un approccio dilettantistico, ok? Quindi io voglio essere il più bravo di, io voglio eccellere in, questo è l'approccio dilettantistico. Il professionista vede, quindi ha fatto chiarezza, quindi ha fatto un percorso interiore, che è un viaggio, io lo chiamo sempre il viaggio poetico, ok? Ha fatto questo viaggio, sta compiendo questo viaggio, perché io spiego sempre che non ha termine il viaggio, non è che inizia, si svolge e finisce, inizia, si svolge e si svolge, e arriva a un certo punto a aver cominciato a rivedere tanti aspetti e si accorge che fino ad allora è stato un dilettante della vita. Quindi viene da dire un guardone, ok? Quindi l'ego che cosa fa? Guarda, giudica, eccetera, eccetera. Invece l'altra parte di noi, quella del poeta, che non viene mai educata, fin tanto che magari non si incontra qualcuno che ci aiuta a vedere questo aspetto, lui vede, sa vedere, lui poeta, lei poetessa, parte maschile e parte femminile. Figuriamoci in teatro, poi sono il, anzi se avete occasione poi vedrete, io sono interprete e creatore del personaggio Signora Porzia, la vedete là alle spalle, ta-ta. Quindi potrete andare a vedere, unire, se no divago, unire parte maschile e femminile, unire l'incontro fra il dilettante e il poeta, si possono parlare, aprono un dialogo e si incontrano, ok? Quindi oggi fate degli esperimenti, pensate a questa cosa, formulate la domanda e cercate così di andare a riflettere su questo tema. Vi saluto, vi abbraccio e da oggi iniziamo il nostro viaggio per diventare dei professionisti della vita. Un abbraccio. Ah, l'ultima cosa, come sempre, in descrizione qua sotto trovate tutti i miei link per acquistare, se volete, o andare a vedere i miei videocorsi, libri, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ringrazio come sempre. Yeah.